Volete sapere perché corro? Mi chiamo Giulia, ho 12 anni e frequento la seconda media nella scuola del mio paese, la scuola Rita Levi Montalcini di Capurso. Non ne posso più. Appena esco di casa o da scuola c'è qualcuno che mi cerca. Adesso vi racconto come è cominciato tutto questo. Torniamo indietro. Forse siamo andati troppo indietro. Ciao, come va? Come stai? Lo so, troppe macchine, troppo smog. Sì, lo so, non piove da settimane, ma non sembra interessarti nessuno di questo problema. Giulia! Giulia, vieni! È tardi! Solo e pensoso, i più deserti campi vo' mensurando, a passi tardi e lenti. Ragazzi, l'accogliete la musicalità del verso? Giulia, sei connessa? Sei sulla terra? Che stai pensando? Proprio alla terra, agli alberi secolari che vengono tagliati. Alla xylella che distrugge gli ulivi, alla siccità, all'inquinamento, alle discariche abusive, ai fuochi di materiali tossici. E basta, non interessa a nessuno! Time out, ragazze, grazie Christian. Dai, Giulia, lo so che gli alberi sono importanti, ci donano la salubrità dell'aria, aiutano a migliorare la nostra qualità della vita, però che ne dici se torniamo ai deserti campi di Petrarca? Ti va? E gli occhi porto per fuggire intenti, ove vestigi. Neanche i miei compagni di scuola mi capivano. Ciao! Non bastavano i cani. Anche gli umani ad innaffiare. Mamma mia, l'avete vista quella? Ecco perché in classe era distratta. Pensava al suo fidanzato. Sì, il suo albero. Ma seriamente quella? Esce di casa vestita così. Mi fa proprio pena quella là. Mamma mia, sta proprio male. Ma non pensatela neanche, è un caso perso. Da darti. Nella mia scuola c'è una ragazza particolare, strana, sta in un mondo tutto suo, parla con gli alberi, li abbraccia. Come parla con gli alberi? Ma di che state parlando? Di Giulia? Sì, non ci credi che parla con gli alberi? Allora, ragazzi, abbracciare gli alberi è comunque il contatto con la natura. Come vi ho sempre detto, è meraviglioso, fondamentale, aiuta tantissimo, abbassa i livelli di ansia e di stress. Ma parlare con gli alberi. Ma dovremmo tutti abbracciare gli alberi prima di entrare a scuola. Beh, ma Giulia lo fa. Ogni mattina quando arriva a scuola si ferma, li accarezza, ci parla. Come se fossero suoi amici. Ma siete sicuri? Sì, abbiamo dei filmati, delle foto, dei video, ecco. Bene, mi sembra molto molto interessante. Allora, se volete possiamo scrivere tutti insieme un articolo e farlo pubblicare dalla nostra rivista nazionale. Che ne pensate? Sì, certo. E dai, allora mettiamoci al lavoro. Ma dopo quell'articolo la mia vita è cambiata. Dirigente, sappiamo che in questa scuola c'è una ragazza che dialoga con gli alberi, ma ha anche altri poteri. È vero che prende tutti i 10 senza studiare? Ma per favore, ma non le sembra di esagerare? Allora, innanzitutto la ragazza è minorenne. E poi prima di creare un caso mediatico, lasciate che ci parli io. Perché, ripeto, la ragazza è Ma minorenne. qualche domanda? Per favore, le faremo sapere. Grazie. Pasquale, mi vai a chiamare per favore Giulia Nitti della seconda D? Grazie. Giulia, com'è questa storia che parli con gli alberi? Sì, io l'ho sempre fatto. Per me è una cosa normale. Io li sento, li ascolto e gli rispondo.
So quando soffrono, quando sono assetati o quando soffocano nel nostro smog. Guarda Giulia, stai creando un sacco di problemi. Tutti amiamo la natura, gli alberi. Ma io non sto facendo niente di male, preside. Lo sa che l'albero qua fuori è felice quando ci sente suonare. Guarda Giulia, anch'io ho l'applicazione Plants Play che trasforma in note musicali il sistema linfatico delle piante. Torna in classe, dai. E pensa a studiare, va bene? Bene. Buona giornata. Grazie. Preside, stanno arrivando decine di telefonate, di richieste di informazioni dalle redazioni di tutta Italia per questa storia della ragazzina Giulia Nitti, non lo so, gli alberi. Va bene, grazie Nicola, grazie, grazie, si puoi andare. Grazie, grazie. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Apriamo con una notizia clamorosa. Una studentessa dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Capurso dialoga con gli alberi. Ci racconta tutto la nostra inviata da Capurso, a cui do la linea. Eccomi Antonio, siamo qui a Capurso davanti alla scuola secondaria di primo grado Rita Levi Montalcini e stiamo aspettando che escano gli studenti per intervistare Giulia, la ragazza che dialoga con gli alberi e che ha scatenato un caso mediatico a livello nazionale e i suoi video hanno fatto il giro del web. La bomba mediatica era ormai esplosa. Per me era tutto normale, non capivo che cosa ci trovassero di così straordinario. Uè, la Greta Thunberg di Capurso. Che vai a trovare, gli amici tuoi? Dagli 5 da parte nostra. Sì, dagli 1-5. Basta, mi avete stancato. Voi mi insultate, i giornalisti mi cercano persino a scuola, come se facessi qualcosa di male. Tutto questo perché sarei io quella strana. No, siete voi sordi, io gli alberi li ascolto. E con loro ci parlo. Sono felici, sono tristi e vivono meglio se sono amati e rispettati. Immaginate se vi tagliassero un dito. Oppure se accendessero un fuoco i vostri piedi. Lasciatemi stare e rispettate la natura e gli alberi. E grazie a loro se respiriamo. E questa storia è andata così. Giulia! Giulia, vieni! Professoressa! Guarda, hai reso reale ciò che prima era un tuo sogno impossibile. Far finta. Non riusciamo a riconoscere le piante il ruolo che hanno davvero per le nostre esistenze, un ruolo fondamentale e non sostituibile. Diciamo che la prima cosa che possiamo ricordare è che Noemi? 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 Sì, dimmi. Lo sai che migliaia di alberi stanno morendo adesso? Che tutti parlano e nessuno fa nulla. Pensano solo ai fatti loro. Lo sai? Sì, lo so, fermati, fermati. Perché anche tu bla bla bla?
Pensa a Greta. Lei è riuscita ad attirare l'attenzione dei mass media in modo pacifico, senza imbrattare i muri, senza bloccare il traffico. E tu che sei così attenta, che sei così sensibile, potresti far finta di parlare con gli alberi e sai che belle chiacchierate, e così attirare l'attenzione degli insegnanti, dei compagni e chissà. Far finta.